È arrivato il momento di assicurare la tua auto? Scegli Roberto Galli Assicurazioni. Roberto Galli Assicurazioni è a Ginosa in via Martiri d'Ungheria 138 e 140. La parrocchia Cuore Immacolato di Maria, dopo la messa delle 19.30, ha voluto salutare con una festa Davide Notari Stefano, un giovane ragazzo di 21 anni che ha deciso di lasciare il proprio paese, il proprio lavoro, per partire in missione in Perù. Un'avventura questa, organizzata dall'Operazione Mato Grosso, un movimento che, attraverso il lavoro gratuito per i più poveri, offre a giovani e ragazzi la possibilità di svariate esperienze formative umane. Al dare il via alla serata è stato proprio il protagonista di questa avventura, che con un piccolo ma sentito discorso ha cercato di far capire il perché della sua scelta. Una decisione questa, maturata 4 anni. Davide ha spiegato semplicemente che l'Operazione Mato Grosso lo ha educato alla fatica e aiutare la gente meno fortunata di noi con il proprio lavoro lo rende felice. Il Mato Grosso è un movimento di ragazzi che... dove si lavora concretamente, non si chiede la carità a nessuno, ma si lavora, quindi i soldi che raccogliamo noi li raccogliamo appunto lavorando, facciamo i lavori e facciamo ogni tipo di lavoro, traslochi, sgomberi, imbiancature, ringhiere, giardinaggi, eccetera. Questa sera i soldi di questa sera andranno proprio nella mia missione, quindi dove andrò io in Perù. E li abbiamo raccolti con una messa, abbiamo fatto un torneo di calcetto 2 settimane fa, dove abbiamo raccolto soldi dalle iscrizioni e dalla vendita dei panini e delle bevande. E un po' con la messa, un po' con le donazioni della gente che mi vuole bene qui a Ginosa. E dal torneo abbiamo fatto circa 3.000 euro. E dalle varie messe che ho fatto più o meno 400 euro e stasera ancora non li ho contati. E come pensi di tornare? Spero cambiato in meglio, con un po' meno orgoglioso e boh, non so. Ciao Davide! È arrivato il momento di assicurare la tua auto? Scegli Roberto Galli Assicurazioni. Roberto Galli Assicurazioni è a Ginosa in via Martiri d'Ungheria 138 e 140.